Buonasera, buonasera amici sportivi del Mala. E sì ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa competizione. E allora non ci manca altro che andare ad analizzare l'ultima regata fra i Defender Emirates Team New Zealand contro i Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli. Il risultato lo sapevo già, ma andiamo ad analizzare l'ultima regata di questa America's Cup. Procediamo quindi alla conclusione di questa 36esima edizione della Coppa America con l'ultimissimo video dedicato al commento della regata che ha di fatto chiuso i giochi e che ha permesso a Emirates Team New Zealand a conquistare per la seconda volta consecutiva questa competizione e quindi i Defender confermano il loro status di campioni della Coppa America. Diciamo che anche un ultimo video lo volevo fare anche per fare un video con l'Apollo che ho ordinato un paio di settimane fa ormai, di Luna Rossa Prada Pirelli, quindi insomma chiudo anche in bellezza sotto questo punto di vista dell'outfit. Però non perdiamoci in chiacchiere e procediamo con l'analisi tecnica e anche qualche altro piccolo commento finale per chiudere veramente in bellezza questo bellissimo ciclo di video dedicato all'America's Cup. Decima regata dove le condizioni meteorologiche e di vento erano di fatto le medesime rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo in pratica visto soltanto una giornata effettivamente dove le condizioni del vento erano molto molto sostenute e lì abbiamo visto, se non mi sbaglio, forse la prima giornata, ora vado a memoria, dove Luna Rossa era riuscita abbastanza sorprendentemente a tenere molto testa i new zelandesi con vento sostenuto. Poi dalla seconda giornata fino a quella di ieri abbiamo praticamente assistito a condizioni di vento pressoché medio barra anche debole. Nella giornata di ieri quindi vi dicevo vento medio debole e quindi ancora una volta potevamo sperare in un successo di Luna Rossa per poter allungare ancora di un altro giorno la serie di questa finale di Coppa America 2021. Cominciamo sempre con l'analisi della fase di pre-partenza, dove all'inizio era diciamo molto importante, poi nelle ultime giornate aveva perso un pochino la sua importanza perché comunque i sorpassi potevano anche capitare in certi campi di regata. E diciamo che in questo caso la fase di prepartenza ha avuto diciamo la sua bella figura, nel senso che ok non è stata proprio importantissima al 100% come magari nelle prime giornate, però comunque abbiamo diciamo capito ancora una volta che Luna Rossa comunque ci ha provato anche in questa decima partenza, dove era entrata per prima al cancello della fase di prepartenza e aveva spinto i new zelandesi in una posizione abbastanza scomoda da poter fare una virata e perdere tanta velocità, ma poi hanno dovuto insomma bruciare un po' di secondi sia Luna Rossa che Emirates Team New Zealand e di conseguenza poi New Zealand ha riacquisito una certa velocità. Eravamo partiti praticamente alla pari, ma già dai primissimi incroci che si sono visti durante la prima fase di bolina abbiamo di nuovo evidenziato il fatto che New Zealand era veramente molto molto più veloce rispetto agli uomini di Luna Rossa, che nonostante tutto comunque si erano ben comportati cercando di mantenere sotto pressione i Kiwi con le loro manovre, col fatto che comunque la loro barca sì era più lenta ma potevano comunque avere un po' di fantasia nel cercare di fare le strategie e le manovre ai danni dei new zelandesi. E appunto nei primi due lati, il primo di bolina e il primo di poppa, ci sono riusciti gli italiani comunque stando lì lì attaccati appunto alla barca newzelandese. Il problema è che poi nell'ultima strambata prima di aggirare la boa per iniziare il secondo lato di bolina, purtroppo Luna Rossa, bisogna dirlo, ha fatto un minimo un errore che sono costati parecchi metri, parecchi secondi di svantaggio appunto ai danni di Luna Rossa, e da lì in pratica la regata si è un minimo chiusa definitivamente e quindi automaticamente la Coppa America
in quel momento poteva anche essere conclusa. È un peccato, perché senza quegli errori lì magari potevamo assistere a un'altra lotta negli altri lati della regata, ma alla fine si è vista ancora una volta che i newzelandesi potevano fare qualche errore, ma poi venivano compensati da una velocità veramente molto molto competitiva, sia in termini di velocità massima ma sia in termini di velocità media in bolina che in poppa. E Luna Rossa si doveva arrangiare con le manovre abbastanza rischiose e con, possiamo dire, anche della fantasia, che in queste giornate non è certo mancata Luna Rossa per scompaginare i piani dei newzelandesi, che di fatto hanno amministrato gli ultimi quattro lati di questa 36esima edizione della Coppa America. Hanno tagliato il traguardo vincendo la loro quarta Coppa America nella storia, la seconda consecutiva, e quindi hanno confermato il loro, diciamo, il loro titolo dopo il 2017 nelle Bermuda. E diciamo che più tardi vi parlerò anche del futuro di questa competizione, che si potrebbe creare due strade molto importanti. Però di fatto queste sono le statistiche dell'ultima regata di America's Cup, dove l'Italia ha pagato 46 secondi di svantaggio. Vi dicevo che la velocità media e massima per i newzelandesi è più alta rispetto a quella di Luna Rossa, nonostante gli italiani abbiano fatto meno strada. Non è bastato, perché comunque ragazzi, la Nuova Zelanda, come ho detto nel video di ieri sera, in velocità ne ha veramente tanto di più rispetto agli italiani. E ragazzi, purtroppo può avere la manovrabilità più competitiva in assoluto, ma se manchi di due nodi e mezzo di velocità media sia nei lati di poppa che di bolina contro peraltro i defender. Abbiamo visto che contro Ineos anche lì la velocità non era delle migliori, ma comunque compensavano con le manovre. Gli americani non si può fare il confronto, però appunto si incontravano i defender e potevamo mettere in conto anche questo fattore. Ma comunque gli uomini di Luna Rossa ci hanno entusiasmato in questi 7 giorni, ci hanno regalato delle grandi emozioni, e quindi diciamo che non gli si può rimproverare davvero nulla. Ci hanno provato in tutti i modi, e quindi bisogna soltanto dirgli veramente un grandissimo grazie. E poi la cosa che mi ha fatto un pochino, non dico strano, ma che mi ha fatto rivivere quella normalità che ormai da un anno a sta parte non la stiamo più vedendo, è il fatto che, ragazzi, quando l'equipaggio della Nuova Zelanda è entrato in porto, delle ali di folla li hanno aspettati e hanno creato la classica strada fra i due ali di folla per far passare appunto l'equipaggio di Emirates e Team New Zealand verso la zona del palco per premiarli con l'alzata del trofeo delle 100 guinee. E lì un secondo mi è venuto un po' nostalgia del passato, tra virgolette, che è un passato recente. E la chiudo qui, perché non voglio veramente aprire dei capitoli molto spinosi, anche perché oggi è anche una giornata in cui di polemiche di questo tipo non bisognerebbe neanche farli, quindi mi taccio su questo argomento. Ultimissima cosa da dire, ve lo dicevo prima, sul futuro di questa competizione: si vocifera per due direzioni, ovvero l'anno prossimo tornare a disputare la Coppa America direttamente con il Challenger of Record, che da quello che ho capito dovrebbe essere il team inglese di Team Ineos UK, o altrimenti aspettare 2-3 anni per fare quasi lo stesso format con ancora una volta il Challenger of Record, il team Ineos UK e altri challenger che si sfideranno nella Prada Cup, tra virgolette, una specie di Prada Cup, per poi andare appunto a scontrarsi con i defender della Nuova Zelanda. La sede non è ancora chiara nel futuro della prossima Coppa America, ma staremo a vedere appunto nei prossimi mesi le decisioni in tal senso. Quindi finisco qui questo mio commento a questo ciclo di video dedicato alla Coppa America. Ringrazio principalmente tutti quelli che mi hanno seguito e che si sono iscritti al canale YouTube del Mala grazie appunto al commento di questa competizione.
Continuo a ringraziare, come ho fatto ieri, alla Rai e anche a Sky perché ci hanno permesso di farci guardare questa meravigliosa competizione. Me ne vado, diciamo, da questo ciclo di video con più conoscenze su questo mondo molto bello come appunto il mondo della vela, e quindi vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo nei prossimi giorni per commentare gli altri eventi sportivi del momento, perché sta per venire il mese veramente molto molto bello dove si andrà a commentare tantissimi eventi sportivi, e quindi dovete solo fare una cosa: iscrivervi al canale, lasciare il like e condividere il video, restate sintonizzati qui sul canale YouTube del Mala. Grazie Luna Rossa per tutte le emozioni che ci hai fatto regalare in queste notti davvero magiche.